Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi parleremo di uno strumento rivoluzionario che ha cambiato completamente il mio modo di studiare all'università. Ebbene sì, sto parlando proprio di lui, dell'iPad. Come vedete, questo non è né un iPad Air né un iPad Pro, è un modello base che non costa nemmeno tantissimo rispetto agli altri prodotti Apple in commercio. L'ho comprato con un po' di scetticismo in quanto sono sempre stata estremamente legata alla carta, in particolare quando si parla di quaderni su cui prendere appunti, di libri, e infatti la mia camera ne è testimone in quanto sono sommersa completamente dai libri. Quindi ciò che voglio mostrarvi oggi sono i vantaggi dello studiare con un iPad. Qui vi lascio il modello che ho acquistato. La cover l'ho acquistata da Amazon, è di questa marca, Fintie, ed è trasparente da dietro, infatti lascio intravedere il rosa metallizzato e il rosa gold dell'iPad. Ha la possibilità di piegarsi e poter mettere l'iPad appoggiato così o così, su un supporto piano. Inoltre ha la chiusura magnetica, infatti nel momento in cui lo vado ad aprire l'iPad si accende. Nel momento in cui lo chiudo l'iPad si spegne. Inoltre la cover ha la possibilità di inserire al suo interno anche una penna. Questa che ho acquistato l'ho presa da Amazon, è una penna dal design molto semplice che si accende con un semplice click, diventa blu, non so se si riesce a vedere, ed è veramente molto comoda perché è facile da impugnare e scrive alla perfezione, lasciando appunto quella che è la propria grafia, che è una cosa per me importantissima perché sono sempre stata estremamente precisa anche nel prendere gli appunti sui quaderni e quindi mi sarebbe dispiaciuto estremamente tanto nel caso in cui la penna fosse andata a modificarla. La penna è di questa marca, vi lascio comunque il link nell'info box. All'interno ci sono le istruzioni, una punta di ricarica nel caso in cui questa punta si rovinasse e un caricabatterie magnetico con un USB. Non ho acquistato un iPad di gamma superiore semplicemente perché, appunto, come ho già detto, ero scettica ed inoltre lo avrei utilizzato semplicemente come un vero e proprio quaderno. Terminato di presentarvi quello che è il materiale, il pochissimo materiale a disposizione per prendere appunti, per leggere, andiamo a vedere quello che è proprio il succo del discorso. Innanzitutto parto col dirvi che io sono una studentessa di ingegneria meccanica, seguo tante lezioni alla settimana per diverse ore e che di conseguenza ho bisogno di uno strumento che mi aiuti a prendere appunti più velocemente, stancandomi di meno, e che mi consenta una rielaborazione abbastanza veloce di tutti i contenuti che vado a scrivere durante la lezione. Con un iPad questo è possibile. I vantaggi in realtà sono tantissimi, come per esempio il potersi spostare portando semplicemente uno strumento appresso, nemmeno troppo pesante, che in realtà contiene un enorme quantitativo di contenuti al suo interno. Parliamo di libri, appunti, dispense e tantissimo altro. E la possibilità di avere sempre tutto sotto mano non è da sottovalutare. In questo momento siamo in casa, quindi studiamo da casa, non andiamo all'università, non andiamo a scuola, ma comunque ricordo che durante il mio primo anno universitario io non portavo i libri con me all'università. Parliamo di libri di questo calibro, quindi abbastanza pesanti. Invece, grazie all'applicazione Libri, già integrata nell'iPad, abbiamo la possibilità di avere tutti quanti i libri in formato ebook all'interno del nostro iPad. L'applicazione Libri consente di sottolineare con un tratto più sottile, con un tratto più grande, cambiando colore, scrivere appunti, cancellare gli appunti, possiamo cercare una parola in particolare o aggiungere un segnalibro alla pagina per trovarla poi più facilmente. Inoltre c'è la possibilità di scorrere fra le pagine, andando quindi a scegliere quella di nostro gradimento. Vi faccio vedere quelle che sono le applicazioni che utilizzo io maggiormente per studiare. Prima fra tutte io utilizzo Notability, l'ho pagata 9,99€, ma i vantaggi valgono la spesa. Abbiamo la possibilità di aggiungere degli oggetti o dei divisori per andare così a raggruppare i file come se avessimo delle cartelle. L'app più utile per raggruppare in cartelle i propri appunti, che è quasi equivalente a Notability e GoodNotes, però io ho acquistato questa e quindi sto utilizzando questa e mi ci sto trovando davvero benissimo. Aggiungere gli oggetti significa aggiungere per me una materia. Assegno il titolo e ho qui uno spazio per creare le mie note. Creo quindi una nota. La prima cosa che faccio quando creo una nota è modificare il tipo di carta, che solitamente io scelgo un po' più giallina per andare a diminuire il fastidio che può dare la luce agli occhi. E poi inserisco sempre i quadretti perché sono utili per ciò che studio. Ho la possibilità di scrivere con la penna e di scegliere diversi diametri di penna e anche il tratto tratteggiato
a puntini o due tratti continui. Posso scegliere tra un'infinità di colori perché ho anche la possibilità di aggiungerne di altri e andarli a creare o di prelevarli invece da qualcosa che ho inserito all'interno della mia nota. Ho la possibilità di scrivere dei testi semplicemente andando a digitare sulla tastiera e posso editare il testo scegliendo il font, scegliendo la dimensione del testo, il colore, grassetto, corsivo, sottolineato e posso anche aggiungere dei font particolari, delle opzioni particolari che magari io preferisco. Posso aggiungere ovviamente anche gli elenchi, puntati, numerati, eccetera. Ho la possibilità anche di evidenziare, sempre andando a scegliere il diametro della penna, il colore e il tipo di linea. Posso cancellare e altre impostazioni che vi faccio vedere meglio prendendo una nota che ho già creato. Prendo per esempio questa materia, meccanica applicata alle macchine, e io ho diviso le note in base ai capitoli che affrontiamo a lezione. In particolare, per esempio, scelgo cinematica, meccanismi, e mi compare la nota che io ho scritto in precedenza. Questo tipo di disegni, fatti con righello, goniometro, compasso su un quaderno, richiederebbero un dispendio notevole di tempo, quando invece andando a disegnare semplicemente sull'iPad abbiamo la possibilità di creare una linea dritta semplicemente tenendo premuto. Idem per i cerchi, delle parabole o delle curve qualsiasi, parallelogrammi, quadrati e così via. Come avete visto, abbiamo anche la possibilità di tornare indietro nel caso in cui qualcosa fosse sbagliato, ma se volessimo ripristinare un'impostazione basta tenere premuto e ripristinare, fino a quando non otteniamo ciò che desideriamo. Come vi dicevo prima, abbiamo la possibilità anche di cancellare o selezionare oggetti. In particolare per cancellare io utilizzo l'opzione totale, dove andando semplicemente a toccare un punto del nostro disegno viene completamente cancellato. Ma abbiamo anche la possibilità di selezione parziale, andando così a cancellare solo ciò che ci interessa. Infine possiamo anche selezionare degli oggetti e spostarli all'interno della nostra nota. L'opzione di selezione è importantissima perché consente di copiare completamente un oggetto e di incollarlo, ingrandirlo o diminuirlo a nostro piacimento, facendo in questo modo risparmiare tantissimo tempo. Questa opzione mi ricorda molto il pan di AutoCAD, semplicemente consente di spostarsi con la penna all'interno della nota senza andare così a scrivere. Diversamente, se ho l'opzione matita inserita, vado a creare un semplice scarabocchio e la nota non si sposterà se non col dito. Inoltre qui vedete che ho un audio registrato. È un'opzione molto utile perché consente di registrare gli audio mentre i professori spiegano e di scrivere quindi contemporaneamente. Selezionando una registrazione il testo diventerà chiaro, questo perché andando a cliccare in un qualsiasi punto del testo, per esempio qui, partirà la registrazione di ciò che ha detto il professore nel momento in cui noi stavamo andando a disegnare o a scrivere quella precisa cosa. Utilissimo per riascoltare dei piccoli pezzi di lezione che per esempio non abbiamo compreso. Inoltre c'è anche la possibilità di andare ad inserire dei post-it. Ovviamente la nota si può ingrandire o rimpicciolire a nostro piacimento e in particolare quando io scrivo rivolgo l'iPad in questa direzione . Un'altra funzione molto importante di Notability è la possibilità di aggiungere contenuti multimediali, quindi in tempo reale andare ad aggiungere raccolta foto, fotocamera, scansionare un documento, inserire delle clip, e io lo trovo veramente utilissimo nel momento in cui dobbiamo inserire un grafico, un disegno. Inoltre io ho la sincronizzazione con il cloud, onde evitare che qualcosa vada perso. Un altro dei vantaggi estremamente importante è quello di utilizzare le slide fornite dal professore e modificarle in tempo reale. Utilizzo le slide fornite dalla professoressa e vado semplicemente a sottolineare ciò che mi serve e a scrivere dei piccoli appunti che altrimenti dovrei scrivere su un quaderno e ricordare a quale slide fanno riferimento. Posso anche aggiungere pagine completamente nuove all'interno del documento andandole ad inserire esattamente nel punto in cui io preferisco, come in questo caso. Ve lo faccio vedere meglio andando quindi a farvi vedere la differenza fra una pagina della slide e una pagina che invece ho inserito io, semplicemente cliccando sui tre puntini e facendo aggiungi pagina. Se non voleste acquistare alcuna app, semplicemente potete utilizzare Note, che è un'applicazione già integrata all'interno dell'iPad quando andate a configurarlo inizialmente, che vi consente di scrivere appunti, disegnare, un po' come Notability ma con meno funzioni. Abbiamo quindi un foglio bianco dove possiamo scrivere
scegliere quindi di utilizzare una matita, di utilizzare una penna, l'intensità del tratto, un evidenziatore, una matita, una gomma, una selezione, un righello, diversi colori e diversi colori. Inoltre mi trovo benissimo anche con l'applicazione File, dove suddivido in cartelle tutti quanti i miei documenti che salvo sempre su un cloud. Vi faccio vedere degli esempi di note che io ho già creato in precedenza, semplicemente per farvi vedere come si riesce ad essere ordinati, precisi e andare ad aggiungere del testo o a scrivere con la penna, evidenziare. Io lo trovo veramente uno strumento potentissimo perché nel momento in cui un professore spiega la lezione in maniera molto veloce e non si riesce a prendere per bene gli appunti e li si deve rielaborare, grazie all'iPad è veramente tutto molto semplice, molto veloce e molto intuitivo. Questi sono alcuni esempi di appunti che io invece prendevo a matita e devo dire che comunque sono sempre stata abbastanza una maniaca dell'ordine. Ho sempre utilizzato evidenziatori, matite colorate, penne colorate. Quindi, ricapitolando, i vantaggi dell'iPad sono tantissimi. Innanzitutto è più leggero spostarsi con un iPad rispetto al trasportare una quantità notevole di libri, a volte anche molto pesanti. Abbiamo sempre tutto sotto mano, ovunque andiamo ci basterà portare un iPad. Nel caso in cui dovesse essere necessario si può portare un power bank per ricaricarlo. Quando vogliamo possiamo apportare delle modifiche a contenuti già scritti in precedenza, soprattutto quando per esempio i professori non seguono un filo logico nella spiegazione ma fanno dei salti magari tornando indietro o anticipando qualcosa. Si può scrivere direttamente sulle slide, cosa da non sottovalutare. Si possono incollare e copiare schemi, immagini, inserire link che riportano direttamente a pagine web. Amo inoltre la possibilità di poter creare dei veri e propri quaderni virtuali, come se andassi appunto a creare un quaderno per ogni capitolo del libro. Penso che forse il vantaggio maggiore sia quello della velocità, velocità nel prendere appunti, velocità nel disegnare grafici, linee dritte, cerchi perfetti, velocità nel gestire i colori, delle penne oppure degli evidenziatori. Tuttavia comprendo benissimo che ci sono anche degli svantaggi, come per esempio il mal di testa che può derivare dall'utilizzare un computer per seguire le lezioni, un tablet per scrivere appunti, un telefono con cui svagarsi. Stare costantemente dietro ad un dispositivo digitale non è estremamente benefico per i nostri occhi. Tuttavia si possono utilizzare degli escamotage come per esempio una pellicola opaca. Io in questo momento ne ho su una trasparente abbastanza lucida che quindi riflette anche le luci che io ho sopra la scrivania, però questo problema lo si può tranquillamente ovviare andando quindi a comprare una pellicola opaca. Inoltre esistono anche gli occhiali, degli occhiali da vista non graduati, con lenti non graduate che consentono appunto di non danneggiare la vista per un uso prolungato di questi dispositivi. Quindi per concludere io direi che è stata veramente una svolta per me utilizzare un iPad. Rimango comunque una fanatica della carta. Penso che non riuscirò mai a convertirmi all'acquisto di un Kindle piuttosto che un libro in formato cartaceo. Ecco, questa è una sensazione che con un iPad non avrete mai. Però ovviamente è inutile negare quanto potenziale c'è dietro un semplice iPad. Ovviamente può essere utilizzato per le scuole medie, per l'università, per le scuole superiori. Molti professori, in particolare delle scuole superiori e delle scuole medie, probabilmente non consentono l'utilizzo di questi dispositivi a meno che non si tratti di classi digitali. Mia sorella, per esempio, ha frequentato alle scuole medie una classe digitale in cui ciascuno aveva un iPad e lo utilizzavano solo con scopo didattico. La scuola forniva inoltre le licenze per le applicazioni utili. Nell'info box vi lascio anche tutti quanti i link delle cose che ho acquistato, la cover, l'iPad, la penna. E spero che questo video sia stato utile a qualcuno e vi chiedo inoltre di farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se utilizzate un iPad, se preferite utilizzare la carta. Se avete un iPad, come vi ci trovate? Quali sono le applicazioni che utilizzate e quelle che consigliereste? E se invece non volete assolutamente lasciare la carta per passare all'iPad e quindi quella che è la vostra motivazione? Vi invito infine ad iscrivervi al canale per supportarmi, lasciare un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo presto su questo canale con un prossimo video. Un bacio!